Bentornata negli studi di Tempo Radio a Claudia Covri, professoressa Claudia Covri, dirigente scolastica o come si diceva un tempo preside dell'Istituto Don Milani di Montichiari. Bentornata. Grazie, buongiorno a tutti. Buongiorno, mi perdoni ma mi piace troppo la parola preside, mi piaceva tanto. Oh, va bene, piace anche a me. Allora, dunque, noi invitiamo gli ascoltatori a partecipare alla trasmissione, ricordiamo il numero per mandare sms, messaggi WhatsApp che è il 348-3188-339. E poi la diretta streaming sulla pagina Facebook, sulla pagina Twitter e su YouTube, Tempo Radio Live. Allora, mi diceva che tornano gli Open Day in presenza, però appunto non si possono fare assembramenti o al di sopra di tot persone in un ambiente, eccetera, eccetera, quindi dovete studiare la cosa, cioè avete già studiato certo, la cosa. Certo, l'abbiamo già studiata e la stiamo diffondendo proprio in questi giorni attraverso il sito. Dunque, l'anno scorso siamo stati costretti a presentare l'offerta formativa dell'istituto solamente online e devo dire che con la buona volontà e il supporto sia dei docenti che presentavano i loro corsi di studio che degli studenti abbiamo avuto comunque buoni risultati nonostante fosse impossibile visitare fisicamente i locali della scuola, i laboratori, la struttura, gli spazi esterni. Quest'anno, allora ricordiamo, siamo ancora in emergenza sanitaria fino al 31 dicembre, quindi tutte le normative, diciamo, anti-Covid sono assolutamente ancora in vigore, ma abbiamo voluto però dare un segnale di ripresa e di ripartenza organizzando e strutturando gli Open Day in presenza. Ovviamente da tradizione io per esempio salutavo tutti i genitori di tutti gli indirizzi con un saluto nell'aula magna alle 2:30 dando un po' l'idea del perché iscriversi al Don Milani e quali sono, come dire, le caratteristiche forti che connotano la nostra scuola. Questa riunione assembleare in plenaria non è più possibile farla proprio perché vogliamo farlo in presenza, ma necessariamente i gruppi sono contingentati. Quindi, intanto dico le date, che sono 3 sabati pomeriggio. Inizieremo con sabato 27 novembre e sabato 11 dicembre e sabato 15 gennaio per, diciamo, gli indecisi, perché non è ancora uscita la circolare ministeriale, ma in genere la scadenza è per fine gennaio di iscrizione. Bene. In ognuno di questi sabati ci saranno 3 repliche, perché possiamo accogliere al massimo un solo accompagnatore per studente e calcolando quindi 2 presenze e i metri quadrati delle nostre aule dovremmo al massimo ospitare dalle 12 alle 13 famiglie, diciamo studente e genitore, per arrivare a 25 ospiti per aula. Quindi in ogni sabato abbiamo una replica per le ore 15, un'altra che si ripete per le ore 16 e un'altra per le ore 17. Ovviamente tra un gruppo e l'altro ci dovremo tenere quei 10-15 minuti per arieggiare i locali, sanificare gli arredi e quindi i collaboratori scolastici avranno queste operazioni di sanificazione da fare. Quindi è una ripresa in presenza che, come dire, denota la buona volontà di un incontro, no, vis-à-vis per questi studenti che vengono dalle medie e che hanno anche loro sofferto, ecco, di questi 2 anni di interruzioni della frequenza. Ma è ancora una ripresa cauta e graduale. Quindi chi non riuscirà, perché già adesso sul sito ci sono i link per prenotarsi, perché l'altra novità è non è che chi arriva entra, ma arriva solamente chi dimostra di avere la prenotazione all'evento. Sul sito, nella home page, c'è proprio il link per le iscrizioni agli Open Day. Lì si apre una pagina dove già ci sono i 3 sabati e gli 8 corsi di studio del nostro istituto. Per cui io volessi andare a vedere alle ore 15, voglio andare a sentire scienze umane dalle 15. Poi posso prenotare magari alle 16 il liceo linguistico.
Okay? Il genitore può nello stesso giorno prenotarsi fino a un massimo di 2 eventi. Quindi, se non c'è più posto quel sabato, guardo e mi prenoto magari il sabato di dicembre. Se per caso non c'è posto, mi vado intanto a assicurare il posto a gennaio. Cioè, noi abbiamo fatto così il conto che su un totale di queste repliche e 3 sabati dovremmo riuscire ad accogliere circa 500 studenti e relative famiglie. Quindi famiglie che poi, ripeto, al massimo è un accompagnatore, o il papà o la mamma, o chi credono sia importante portarsi, ecco, per lì magari scuola. Lanciamo l'appello, appunto, o il papà o la mamma, non tutte e due con le nonni, i fratellini, perché effettivamente vanno a occupare dei posti e poi non sarebbero autorizzati ad entrare più di 2, ecco, quindi saremmo in qualche modo rigorosi, ma questo vale per la tutela della salute di tutti, per un ordine che ancora non prevede affollamenti, non prevede assembramenti, file, quindi speriamo tutto si svolga nel migliore dei modi. Noi stiamo lavorando perché, ripeto, vogliamo dare un messaggio di apertura delle porte del Don Milani, ci crediamo tantissimo, speriamo l'anno prossimo si possa riprendere il progetto Dada, finita l'emergenza, tant'è che noi con i finanziamenti che stiamo ricevendo con i PON, i famosi fondi europei, stiamo allestendo già dei laboratori nuovissimi, quindi il nostro desiderio più grande è quello di abbandonare questa, come dire, staticità e fissità della classe dentro ogni aula, ma di riprendere una didattica per ambienti innovativi con il nostro tanto amato progetto Dada, che causa pandemia abbiamo dovuto necessariamente interrompere. Però nella nostra offerta formativa parleremo di questi laboratori. Nulla a che vedere con la Dada, è solo un'assonanza. Ecco, non c'entra niente. Il nostro progetto Dada in effetti sta per didattica di ambienti di apprendimento, e mentre la Dada è didattica a distanza. Sono due sigle molto simili, c'è solo una A che in effetti differenzia, ma i concetti che ci stanno dietro sono molto differenti. Come anche non scalpitiamo, perché è fino al 31 dicembre, la legge è questa, probabilmente sarà procrastinata perché non è che in gennaio ci sia l'estate, per cui visto come va il resto d'Europa. Esattamente, hanno già detto che verranno prorogate queste date di emergenza sanitaria, sicuramente fino a primavera, quando tornerà la bella stagione. Quindi vi aspettiamo, e soprattutto se siete interessati, noi abbiamo visto che abbiamo appena aperto le prenotazioni, già tantissimi studenti e genitori si sono iscritti, quindi ecco, dicevo, ipotizziamo che un genitore non trovi posto, io non credo, per quegli indirizzi per i quali è interessato, in nessuno dei 3 sabati. Niente paura, ci sono dei materiali sul sito di video che sono comunque a disposizione di tutti, video dove gli studenti presentano il proprio corso di studi e la loro esperienza di studi, le nostre esperienze all'estero, sperando che si possano riprendere anche quelli, gli stage in Cina, in Germania, in Inghilterra, eccetera, in Spagna, le certificazioni linguistiche che già quest'anno abbiamo ripreso a fare, che danno diritto a dei crediti anche validi all'università. Cioè, ci sono comunque tutta una serie di presentazioni sul nostro sito che danno una buona idea, che poi l'idea che abbiamo dato l'anno scorso solamente con la presentazione online, comunque, della nostra scuola. E poi c'è aperto uno sportello per l'orientamento, e chi avesse dei dubbi, avesse delle domande specifiche da fare, eccetera, può scrivere una mail ai 2 referenti, che sono la professoressa Bianchini Monica e professoressa Barberio Serena. Quindi c'è questo sportello nel caso di dubbi o situazioni specifiche, per cui è previsto un appuntamento, e quindi via Meet si può conferire con i 2 referenti. Perfetto. Dell'orientamento. Allora, direi di fermarci un attimino con la professoressa Claudia Covri, dirigente scolastica del Don Milani di Montichiari. Ci troviamo tra un paio di minuti. Bene. In compagnia di Claudia Covri, preside del Don Milani di Montichiari, questa è la seconda parte di Filo Diretto con gli ascoltatori. Allora, quindi Open Day, le ha detto, se per caso poi dopo fossero di più, appunto, per cui non ci fosse qualcuno che riesce a trovare
posto c'è ancora comunque il virtuale ad ogni modo. Esattamente, cioè tutti sul sito... i materiali sulla diciamo sezione del sito dedicata all'orientamento danno già una buona idea della nostra struttura dell'offerta formativa. Noi abbiamo 8 indirizzi, di cui 5 licei, 2 professionali e un tecnico. La scelta è difficile, lo sappiamo. Ecco, dico ai genitori di do un consiglio, di ascoltare bene il consiglio orientativo delle scuole medie, così secondarie di primo grado si chiamano, perché gli insegnanti conoscono i vostri figli da un punto di vista scolastico e quindi spesso loro sono invece attratti non so, dal fatto di andare in città oppure dal seguire l'amico del cuore o l'amica del cuore, e questo comporta a volte delle scelte non sempre funzionali alle attitudini o alle competenze dei singoli. Invece i docenti delle medie dovrebbero dare un consiglio proprio legato all'aspetto scolastico dei vostri figli. Assolutamente. Quindi dove non è stato ascoltato consiglio orientativo, noi lo vediamo spesso, poi ci sono dei cambiamenti e a volte degli insuccessi scolastici. Ecco, sì, stavo per dire fallimenti, per quello che come viene vissuto così fondamentalmente. Se invece parliamo di educazione finanziaria, perché comunque è una cosa di estrema importanza anche obiettivamente, voi avete un progetto anche, no? Sì, sono diversi anni che devo dire la BCC del Garda, la sede di Montichiari della BCC, con cui abbiamo sempre un ottimo rapporto di collaborazione, offre dei funzionari di alto livello che fanno lezioni agli studenti dell'AFM e anche del corso SIA e del PSC, professionale dei servizi commerciali, sull'educazione finanziaria, perché devo dire che questo aspetto spesso è trascurato nei curricula, quindi educazione finanziaria, educazione anche al risparmio, perché effettivamente i ragazzi non danno spesso il valore al denaro, ma c'è questa, come dire, voglia di consumo, di usa e getta, che è un po' tipica di questa generazione. C'è, no? Quasi un vantarsi, no? Io non non sono soldi tuoi, sono dei tuoi genitori, infatti. Esattamente, esattamente. Vedrai che quando saranno tuoi. Esatto. Per cui abbiamo avuto conferma dalla direzione della BCC proprio in questi giorni che ci daranno ancora la disponibilità di fare 10 lezioni a partire da gennaio e febbraio, e devo dire che questa cosa ci fa molto piacere, perché non solo rinforza la collaborazione con la BCC, ma anche abbiamo la possibilità di dare delle lezioni altamente qualificate con esperti del settore ai nostri ragazzi, quindi è una bellissima opportunità che abbiamo sul territorio, quindi la scuola si apre al territorio e utilizza le alte competenze che offre la BCC del Garda. E poi c'è un altro progetto ancora che mi piace, che è sulla legalità. È altro tema di cui insomma c'è sempre più la necessità con gli adolescenti di oggi, no? Questo rispetto delle regole, rispetto delle norme, rispetto dell'altro. Anche questo è un lavoro che ormai ci accompagna da diversi anni, saranno almeno 6 o 7 anni. Qui c'è un giudice onorario che è il dottor La Monaca, che offre al comune di Montichiari, attraverso però gli sponsor di alcune ditte di Montichiari, la possibilità di avere un regista qualificato che viene, fa dei provini agli studenti di alcune classi del Don Milani, di alcune classi del liceo unici 2 di Montichiari, e nel giro di brevissimo, un giorno o due, riesce ad avere un cast di attori per mettere in scena un cortometraggio su una tematica della legalità. E quest'anno è una sorpresa, perché domani c'è il convegno di apertura, non sappiamo ancora quale tematica andranno ad affrontare i ragazzi, ma effettivamente è un'esperienza per questi, diciamo, giovani studenti che si trovano attori, estremamente coinvolgente, perché poi il regista fa fare le riprese non solo all'interno della scuola, ma utilizza il territorio di Montichiari e lo valorizza, perché l'anno scorso hanno fatto delle riprese anche al castello, hanno fatto delle riprese avanti al Duomo, quindi c'è anche una sorta. E poi questo cortometraggio partecipa a dei concorsi, e noi devo dire abbiamo sempre avuto delle grandi soddisfazioni, abbiamo vinto dei concorsi anche a livello nazionale e internazionale, quindi è un progetto cinema, diciamo, che vede coinvolti i nostri ragazzi grazie agli sponsor e la disponibilità del comune di Montichiari abbiamo questa possibilità. Domani c'è il convegno di apertura e sapremo quale sarà la tematica che riguarderà quest'anno il cortometraggio di quest'anno, per cui è qualcosa di veramente molto bello, anche appunto scoprire che
Puoi non essere d'accordo con la legge, ma va rispettata comunque, insomma. Allora, le leggo i messaggi, se ha da aggiungere quando, sì, quando vuole, appunto, può farlo. Professoressa Covri, buongiorno. Per trovare lavoro, quali sono le scuole migliori? Vabbè, bella, bella allora, domanda. Qui, guardate, non esistono lauree, come dire, che danno la certezza matematica di un lavoro, se non, mi viene da dire, ad oggi, escluderei medicina, con la difficoltà che però c'è di accedere al col test famoso alla facoltà, ma il lavoro poi è sicuro col bisogno di medici che ci sono, e ingegneria, è ancora ingegneria una facoltà forte rispetto. Tutte le altre sono facoltà che hanno, dipendono da mille variabili, soprattutto dalla fluidità che ha il mondo del lavoro oggi, per certo, cui diventa difficile oggi dire fra 5 anni quali saranno. C'era informatica prima, che era una grande opportunità per gli studenti, ma oggi ci sono i bambini di 5 anni che sanno programmare meglio l'adulto, esatto, quindi, si sta saturando anche questo settore. C'era, non so, tutto l'aspetto di psicologia, psicoterapia, ma anche questo settore si sta saturando, quindi c'era il periodo in cui dicevano prendi giurisprudenza, che con quella ti apri tutte le porte, ma anche lì abbiamo il mondo saturo di avvocati, quindi voglio dire, secondo me l'unica carta vincente è quella di indovinare le attitudini e le passioni, perché allora io vedo che gli studenti, anche se scelgono le famose facoltà umanistiche, che sono un pochino quelle più deboli rispetto al mondo del lavoro, se il ragazzo ha passione e entusiasmo e competenza, il lavoro lo trova, è assicurato. Cioè, alla fine diventa anche una questione di merito, perché la passione ti dà comunque una garanzia di elevati risultati, di curiosità, di voglia di ricerca, di approfondire. Quindi capire quali sono le corde giuste dà anche una buona opportunità poi di trovare lavoro dopo. Certo, certo. Allora, a quando arriviamo a 2500 allievi, chiedono? Ancora no, speriamo di no. Dobbiamo aspettare che finisca il plesso nuovo di 8 aule, che mi hanno detto che consegneranno nel settembre 2022, perché adesso abbiamo una fame di spazi pazzesca, per cui adesso dobbiamo un po' calmierare l'arrivo dei nuovi. Poi, professoressa, il vulcano in piena, che dentro di lei quando esploderà saranno problemi. Oddio, non so, spero di no. Speriamo di no, infatti. Mururoa, professoressa Mururoa, abbiamo, che è un vulcano famoso. Esatto. Allora, buongiorno, preside, io vorrei cambiare lavoro. Voi avete corsi di preparazione, quali sono i più promettenti e quanto durano? Allora. Ah sì, corsi serali, quindi sì. Corsi di serali, noi abbiamo 2 corsi serali che danno accesso al diploma quinquennale, la FM, che è in grande aumento di iscritti, che è l'amministrazione finanza e marketing, che dà il diritto all'esame di stato esattamente uguale a quello del diurno e dà l'accesso al diploma quinquennale di, come si chiamava, ragioneria una volta. E poi c'è il corso invece più professionalizzante di manutenzione e assistenza tecnica, che anche quello è un canale assicurato di lavoro, ecco, rispetto al mondo però delle aziende meccaniche ed elettroniche. Quindi noi al momento abbiamo questi 2 corsi, le iscrizioni per quest'anno sono già chiuse, però si possono pensare di fare colloqui a partire da febbraio-marzo per l'anno prossimo. Benissimo, il processo chiamava il tipo di insegnamento DADA, torna adesso che non c'è più la DADA, appunto gioca anche ascoltatore o ascoltatrice, diceva sì, che tornerà. Noi ci auguriamo cerca, di poter, no? Noi stiamo attrezzando e spendendo anche i soldi europei per attrezzare, stiamo riqualificando un laboratorio di informatica nuovissimo, stiamo progettando un laboratorio di cosiddette discipline STEM, che sono quelle scientifiche, tecnologia, scienze, matematiche, eccetera. Quindi noi ci auguriamo che tutti i ragazzi possano accedere a questi laboratori attraverso la mobilità, certo, ogni ora nelle aule e laboratori. Poi sono un genitore, mio figlio frequenta il 2000 anni, sono veramente contento, grazie. Poi ancora, speriamo che si possa andare in gita in Cina. Dai, preside, sì, così ci divertiamo, però non lo dica a mia mamma. Vabbè, no, oddio, questa è una lieva forse. Sì, è una lieva, però se non metti, guarda, tranquilla, se non hai messo il nome e tantomeno il cognome alla mamma, non glielo dice, non ti preoccupare. Questa è una lieva che fa probabilmente linguistica, fa cinese, e allora abbiamo anche qua interrotto tutto. C'erano 2 attività, c'era un campus estivo in Cina, a Pechino, e c'era lo scambio a Pechino con una scuola molto qualificata di Pechino. Ovviamente anch'io ho avuto l'opportunità anni fa di andare, è una bellissima
bellissima esperienza. Al momento, come potrai immaginare, è tutto bloccato, speriamo di riprendere l'anno prossimo. Poi, professoressa, solo lei riesce a tenere a bada circa 2000 studenti, oltre 250 insegnanti, bravissima. Grazie. Che è più indisciplinato, studenti o insegnanti? Beh, è una bella sfida. È una sfida, sì. Vabbè. Perché iscriversi al Domilani è semplice, siamo i migliori. Ah, ok, giusto. Poi bene, ancora. Bravo. Buongiorno, preside, l'ascolto sempre volentieri perché lei è troppo brava e preparata. Grazie. Poi ancora. No, dunque questo l'avevamo letto prima. Dunque, buongiorno, lei consiglia di cambiare scuola durante l'anno? Allora, durante l'anno è sempre una fatica, anche perché io ricordo che il cambio di indirizzo scolastico comporta spesso degli esami integrativi per le discipline che nell'indirizzo nuovo non avevi fatto. Quindi tutto ciò nel cambio sarebbe l'ideale farlo a fine anno. Io dico, dall'AFM voglio andare, supponiamo un liceo, adesso dico una cosa assolutamente bene, tutte le discipline nuove che non ho fatto all'AFM me le studio d'estate, a settembre c'è un esame di idoneità e poi passo tranquillamente al nuovo indirizzo. In corso d'anno, a meno che sia lo stesso indirizzo, esattamente lo stesso, e ci sia il posto per accogliere, perché vi ricordo che abbiamo anche i posti contingentati nelle aule adesso causa il distanziamento, qualche volta prendiamo alunni che magari dallo scientifico vogliono andare allo scientifico e le materie sono esattamente le stesse. Quando ero io al liceo lo paragonavo a immettersi in autostrada senza corsia di invito. Non so se può funzionare come... Sì. Allora, Covri, buona giornata. A lei il liceo delle scienze umane è l'ex classico. Ah, a lei, vabbè. Il liceo delle scienze umane è il... Ah, buona giornata a lei. Il liceo delle scienze umane è l'ex classico, vero? Ed è ancora quello che garantisce un posto impiegatizio con maggiore facilità? Punto di domanda. No, attenzione. Il liceo scienze umane è una cosa, il liceo classico è un'altra. È un'altra. Quindi, liceo... Noi liceo classico non l'abbiamo come indirizzo, ma abbiamo liceo scienze umane, che è un liceo che ha appunto una curvatura più sulle materie umanistiche, per cui scienze umane comprende psicologia, pedagogia, metodologia della ricerca e lo sviluppo naturale potrebbe essere quello dell'insegnamento, di iscriversi a scienze della formazione primaria, per esempio. Ma non tutte poi le ragazze che finiscono scienze umane decidono di iscriversi a scienze della formazione primaria perché cambiano i gusti, le attitudini, eccetera. Noi poi abbiamo scienze umane con opzione economico-sociale. Notare che dice le ragazze perché sono quasi tutte. Sono quasi tutte ragazze. Ci sono dei ragazzi che li mettiamo tutti insieme, ma arrivano 5-6 maschi su 15-16 femmine, quindi c'è questa la... Buongiorno, presidente, i laboratori siete tornati a utilizzarli, chiedono. I laboratori, devo dire, pochissimo, proprio perché c'è questa questione della disinfezione delle attrezzature, e quindi usiamo i laboratori di informatica, dove ci sono le materie curricolari, allora sì, cioè informatica fa parte del curriculum dei programmatori, della cosiddetta FEM indirizzo SIA, allora loro devono andare in laboratorio, i ragazzi sono abituati a disinfettare la tastiera, il mouse, eccetera, e lasciare tutto disinfettato. Ma i laboratori al 100% ancora no, anche perché col distanziamento, per esempio, alcuni laboratori per noi sono diventati aule, per cui non so, il laboratorio di fisica è diventato una classe, quindi siamo un po' in una fame di spazi e non siamo purtroppo ancora liberi di usare i laboratori come in alcuni comuni. Gli oratori sono diventati scuole, aula addirittura. E noi abbiamo, mi ricordo, 12 classi al centro giovanile, a Montichiari. Quindi. Allora, salve, preside, è vero che è ancora vietato fumare? Vero, cosa posso fare? Perché ho sospetto che mia figlia fumi di nascosto. Questo fa parte delle trasgressioni dell'adolescenza, è ancora vietato fumare, nella scuola assolutamente non si fuma, davanti alla scuola è un po' più una lotta, devo dire, anche noi spesso vediamo le sigarette lì davanti ed è comunque sarebbe vietato anche nelle zone adiacenti agli edifici pubblici come scuole e ospedali, quindi il divieto c'è anche nei cancelli davanti alle scuole, che sia più, come dire, difficile controllare cosa fanno gli adolescenti oggi, io direi che un bel dialogo con la figlia e dire guarda, ho questo sospetto, a volte la franchezza paga di più che star lì a spiare i ragazzi e non usare i maglioni o vedere che cosa si può fare. Si parla direttamente, si dice tu lo sai quali sono i disastri che da un punto di vista proprio organico, fisico provoca il fumo negli anni, quindi come mai
mai questa cosa? Magari non è così, è solo un dubbio e potrebbe essere un sospetto, però direi che il dialogo e il colloquio con i figli, certo, paga sempre, quindi una bella chiacchierata con la figlia. Allora, siamo in chiusura, ringraziamo Claudia Covri, preside, dirigente scolastica dell'Istituto Don Milani di Montichiari. Grazie a voi, buona giornata a tutti. Grazie.